Sei sicuro? Sceriffo, questo sperone è di Doc Lester. Lui e i suoi fratelli hanno ucciso il maggiore White. Saresti disposto a sostenere quello che dici davanti al giudice? Sì, quei maledetti fratelli Lester hanno ucciso il mio padrone. Sulla forca li voglio. Ti piace? Bella, vero? Adoro questa specie di invenzioni. Che cosa volete dire? Oh, niente, che è comoda per uno come me, che non ha mai i fiammiferi in tasca, ma ha sempre una pistola a portata di mano. Ora vattene. No, lascialo. Questa è una prova. Lo tengo io. D'accordo, sceriffo. No. 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 Bravo, vuoi star buono? Fa vedere la lingua al dottore. Dottore, siamo pronti. Che prove ora a dire al giudice tutto quello che sa. Portatelo via. A tutti può succedere di cadere da cavallo e tagliarsi la lingua. Buttatelo fuori! C'è il sole. Sì. Venite dal nord? Sì, dal Montana. Ah, conosco il Montana. E andate lontano? A Owl Rock. Vado a raggiungere mio padre, agente minerario del governo federale. Ah, ho capito. Siete la figlia del colonnello Pierce. Ah, ah.
Al mio cavallo si è rotta una gamba. Vorrei un passaggio per Owl Rock. Dai, sali. Salve. Buongiorno. Scusate. Andate anche voi, Owl Rock. Quanta polvere. Ah, avete la tosse, eh? Bene, sono rimasto senza cavallo, sapete? Si è azzoppato. Io mi chiamo Harry Boyd. E voi, amico? Non mi avete ancora detto il vostro nome. Ehi, suonate? Sì. Questa si vergogna, ma non deve. Vero, signora? La mia cara nonnina diceva che la musica ammansisce anche le bestie più feroci. E voi è da molto tempo che mancate da casa, signor White? Sì, da molto tempo. Oltre 15 anni. Avete famiglia, Owl Rock? Veramente ho solo una sorella. Quando l'ho lasciata aveva appena 5 anni. Si può dire che non la conosco. Scendi! La signorina Elizabeth Pearson. Sì, sono io. Buongiorno, signorina. Sono il capitano Mason. Mi manda il colonnello York, un amico di vostro padre. Vi prego di scendere. Ho l'ordine di scortarvi sino a Owl Rock. Ho qui un calesse per voi. La strada non è molto sicura. Caporale, i bagagli della signorina, presto. Grazie, signor White. È stato un piacere per me. Arrivederci, signorina Pearson. Avremo occasione di incontrarci ancora. Lo spero. A presto. Signorina, se volete salire, c'è fretta. Bella bestia. Ditemi, capitano, come sta il tenente Walker? Sono suo amico. Molto bene. E se mi dite il vostro nome, gli porterò i vostri saluti. Siete sicuro che stia bene? Certo. L'ho lasciato poche ore fa a Fort Wilson. È strano. A me risulta morto da 2 anni. Può darsi. Presto! Sono dei banditi! Tutto bene là dentro? Ah, eccoli, sono loro.
mai questo ritardo? Cominciavamo a stare in pensiero. Insomma, che è successo? Cos'è stato? Siamo stati attaccati da banditi vestiti da soldati. Salve. Ciao, John. Siete in ritardo. Elizabeth. Non abbiamo trovato un altro cocchiere. Elizabeth. Papà. Papà, che brutta avventura. Adesso finalmente sei a casa, figliola mia. Questo è il tenente Lawrence White. E questo è il signor Harry Boyd. È lui che mi ha salvata dai banditi. Piacere. Avete detto Lawrence White? Sì, signore. Figlio del maggiore White? Sì, signore. Sono davvero felice di conoscervi. Io ero molto amico di vostro padre. Forse non sapete che abbiamo combattuto insieme in Messico. Spero proprio di avervi presto ospite a casa mia. Con vero piacere. Parleremo di mio padre, Harry. Certo. Scusate. Avete detto di chiamarvi Harry Boyd? Ah, appunto. Harry Boyd. Di dove venite? Ma non saprei. Voi come sapevate che erano banditi? Gli ho chiesto notizie di un tenente morto tempo fa. Comunque devo ringraziarvi per quello che avete fatto per la mia figliola. Colonnello, l'ho fatto solo perché vostra figlia è una bella ragazza e non per essere ringraziato da voi. Sì, sì. Andiamo, Elizabeth. Quel Harry Boyd non mi piace affatto. Il solito avventuriero che starebbe bene con una corda al collo. Forse hai ragione, papà. Però se non ci fosse stato lui... Sì, sì. Posso anche essere d'accordo. Questo però non gli dà alcun diritto ad essere insolente. Lawrence! Jane, Lawrence. Cara sorellina, quanto tempo. Bentornato, Lawrence. Ma è padre Regan. Ciao. La ringrazio per tutto quello che ha fatto per Jane. Spero di vederti presto. Senz'altro. Ma lo sai che ho stentato a riconoscerti? Già, e io ti ho lasciato bambina e ti ritrovo donna. E che donna, uno splendore. Com'è andato il viaggio? Avventuroso, ti dirò dopo. Sei bellissima, cara, bellissima sorellina. Il suo violino, sì. Grazie. Ah, Mr. Boyd, volevo presentarvi mia sorella. È stato un Salve. Indispensabile compagno di viaggio. Spero che ci verrete a trovare qualche volta. Cosa? Per sentire suo fratello suonare quel violino? No, non è roba per me. Vi ringrazio lo stesso. Andiamo. Salve. Allora, sceriffo. Ecco qua. Questo mi ha detto il viaggiatore. Lawrence White, durante la sparatoria, non ha neanche impugnato la sua pistola. Ha pensato bene di nascondersi. Preferisce vivere come un coniglio piuttosto che morire da leone. E l'altro? Ah, è differente. È sicuramente un killer di professione. È lui che ha fatto fallire il colpo alla diligenza. Quell'imbecille di Johnny, il nostro falso capitano, si è fatto prendere in castagna. Bisognerà farlo scomparire al più presto. Tra l'altro, quando ho visto scendere quel pistolero, mi è sembrato di averlo già conosciuto, ma non ricordo dove. Ah, come sceriffo, avete la memoria corta. Con tanti delinquenti che devo avvicinare, mi può anche sfuggire l'identità di uno, non ti pare? Ma sta tranquillo. Non tarderò a riconoscerlo. E allora ti giuro, gli farò pagare lo scherzo che ci ha fatto, non dubitarne. Che c'entra il pistolero? È di Lawrence White. È di lui che bisogna occuparci. È lui che non bisogna perdere d'occhio. Sorvegliarne mosse e parole. Sta zitto, dottore. Un nostro uomo è al servizio dei White e ci riferirà tutto. Per quanto riguarda quell'altro, penserò io a rendergli la vita difficile a Owl Rock. Signori, fate il vostro gioco, signori, fate il vostro gioco, a so perdere vincere, vince a so perdere.
Asso perdere, vincere, vince. Ecco, signori, carta alta, carta bassa. Asso perdere, vincere, vince. Asso perdere, vince. Ecco l'asso che perde. Asso perde. Lasciatemi stare, capito? Permesso. Grazie. Ehi, giovanotto, volete farvi la barba? No, ci sono affezionato. Bisognerebbe farlo venire più. È una vera indecenza. Salve. Avete tabacco da masticare? Ehi! Avete o no tabacco? Sì. E allora datemelo. Eccolo, 20 cents. Quanto? 20. Se non sai leggere, amico, qui c'è scritto 10 cents. Straniero. Cerchi rogna, forse? No, no. Io cerco soltanto tabacco. A 10 cents. Dobbiamo parlare d'affari. Certo. Avanti, coraggio. Quanto costa questo? Ma... Quanto? Per te, 10 cents. Ah, ti sei ricordato il prezzo giusto. Un'altra volta non ti sbaglierai sul prezzo. La chiave del numero 18 è la mia borsa. Subito. Sì, signore. Ecco la borsa e la chiave. Credo che ci sia un errore. Questa è il 18. Sentito, Jack? Dice che questa camera è il numero 18. Ah, ma allora c'è uno sbaglio. Se questa è la numero 18, anche noi pensavamo che fosse la 18. Quindi, amico, cercati un'altra stanza, se la trovi. In questo caso... Scusatemi. Il numero 18 è disponibile.
Le armi di nostro padre, Lawrence, ora sono tue. La sua camicia sporca di sangue. La pallottola che lo ha ucciso. No, non è stata una rapina come hanno detto. E non è stato Pablo Rodriguez a uccidere nostro padre. Doc Lester è stato. Jane, forse è vero che non è stato Rodriguez a uccidere papà. Ma come incriminare Doc Lester? Chi sono i testimoni? Testimoni? Dovevo immaginarlo. Non ti basta Bert mutilato? Anche se non può parlare e non sa scrivere, a noi ha fatto ben capire ciò che è successo quella notte. La finta razzia di bestiame e come vide il viso di Doc Lester dopo che quel farabutto aveva ucciso nostro padre. Per quale motivo avrebbe dovuto ucciderlo? Il Moon River non bastava per tutti e due. Cercherò di spiegarti. 4 anni fa i Lester alzarono una diga sul fiume, scavarono un canale e fecero deviare il fiume. E lasciarono a noi soltanto le acque di scarico, colme di rifiuti. Allora nostro padre chiese giustizia. E fu per questo che i Lester lo uccisero. Ecco, questi sono gli atti del processo. Tutto falso. Ma perché? Il processo poteva essere favorevole ai Lester. Ti dimentichi la miniera d'argento? E quando da poi... Da quanto mi risulta, papà l'aveva affittata ai Lester. Affittata, non ceduta! La notte del delitto, i Lester si impadronirono di tutti i documenti della miniera. E con la complicità del giudice Warren, li falsificarono e li depositarono a loro nome. Se fosse come dici tu, non avrebbero più alcuna necessità di lavorare. No, oh, il lavoro, l'emporio, tutta una montatura. Per nascondere agli altri la loro situazione reale. A Howell Rock tutto è proprietà loro. Sta bene. Se è come dici tu, farò di tutto per fare riaprire il processo. Processo? È già stato fatto e hanno avuto ragione loro. No, tu devi fare giustizia. Non si deve uccidere. Anche se ci hanno colpito nei nostri affetti, esiste una legge. La vera legge. E io mi appellerò ad essa. Io conosco una sola legge. Quella della mia terra. La stessa che impone anche a te di vendicare tuo padre. Capito, bisogna mandare le palle dentro la buca e bisogna farlo con questa palla bianca, non è vero? Proprio così. Vuoi che ti insegni a giocare? Insegnare a me? Beh, mi sembra molto facile, non è così? Non fare lo sbruffone, non è poi tanto semplice. Ah no? Mi accontento di poco io con i principianti. $300 a lezione. E se invece facessimo una partita e poi vincessi io? Intascheresti $300. Ah, benissimo, allora, incominciamo. Allora,
300 dollari a 24 punti. Bene. Tu segna e apri gli occhi. Questa è la stecca. Quale palla devo colpire? Devi colpire quella con il numero 1. Prima però devi mettere 300 dollari nella buca. Dai. Bravo. Quanti punti? 4. Bene. 3 e 1, 4. Sentito, giudice. Lawrence White è ritornato. Tutto il paese ne è al corrente. Che cosa vi credete? Che sia completamente ubriaco? A qualcuno qualche volta capita. Certo, qui tra poco scorrerà il sangue. Rassicuratevi, giudice. Ho notizie precise su Lawrence. Pete ha sentito che non ha intenzione di vendicarsi, ma solo di riaprire il processo. Sono altri 8 punti. Li hai segnati, amico? Bravo. Ma è matto. 7 e 8. Ho vinto. Ma che fai? Aspetta un momento, amico. Ti mancano ancora 8 punti. A me sembra di no. La partita è a 24. Beh? E tu hai 16 punti. E se padre Reagan non ci ha fregato a scuola, ti mancano ancora 8 punti. Il conto torna allora. Tu dici 16 punti, più gli 8 che non mi aveva segnato, fanno 24. E perciò ho vinto, no? Hai paura, Brad? Chi? Io? Non scappare, vigliacco! Ehi, un momento, Harry Boyd. Se vuoi, domani cominci a lavorare per me. Tu avessi fatto la fine degli altri. Non c'è posto al mondo per gli idioti. Tra 2 ore dovrai essere oltre frontiera e non tornare più da queste parti. Doc Lester, stai a sentire notizie importanti da Owl Rock. Ho saputo che il colonnello Pearson vuole indagare a fondo per il tentato rapimento della figlia. Ha detto anche allo sceriffo che vuole approfittare del ritorno di Lawrence White per unirsi a lui per la questione del fiume. Perché l'hai ucciso?
Ora avremmo il coltello dalla parte del manico se quell'idiota avesse rapito la figlia di quel bastardo. Andiamo! Salve! Buongiorno, Mr. Boyd. Buongiorno, tenente White. Siete di cattivo umore? No, ho solo da fare. Beh, possiamo sempre bere un bicchierino insieme, no? Su, andiamo. Arrivederci. Signore! Signore! Guardate là! Quella signora sta aspettando voi! Là! Grazie. Elizabeth, buongiorno. Buongiorno, signor Boyd. Come sta? Bene, grazie. Sempre a Howard Rock. Volete aiutarmi? Sì, volentieri. Ma se vostro padre ci vede insieme... Non dovete prendervela. Mio padre è sempre così, purtroppo. E voi? Vi trovate bene da queste parti? Non c'è male. Ci si ambienta facilmente qui nel sud. E il signor Lawrence White, l'avete più rivisto? Come sta? Sì, qualche volta lo incontro. Ma voi sapete come vanno queste cose. Lui è un aristocratico, come voi. Mentre io, invece... Eppure siete qui con me, no? Siete molto gentile. Ma la realtà è un'altra cosa. Ha! Ha! Avete una bella casa? Sì, ma ha bisogno di molte riparazioni. I vostri pacchetti. Ma non volete proprio venire dentro? Il vostro padre non gradirebbe una mia visita. Beh, questo non è molto gentile da parte vostra, è una signora che vi sta invitando. Beh, su, io... entrate. Va bene. Papà? Papà! Papà! Me l'hanno ammazzato! Me l'hanno ammazzato! Io e mia sorella abbiamo deciso di scoprire la verità sulla morte di nostro padre. C'è già stato un processo e voi ne conoscete bene l'esito. Nessuna orma, nessuna traccia. Solo la pallottola che uccise vostro padre. E quel tipo di fucile ce l'ha solo Pablo Rodriguez. E quell'incidente che ha avuto Bert, un caso? Signor Lawrence, questo non ha niente a che vedere col fatto che sia stato Rodriguez a uccidere vostro padre. L'esito del processo non mi convince affatto. Voi non eravate amico di mio padre? Sceriffo, mi dovete aiutare. Credetemi, ho bisogno di voi. Io sono vostro amico, Lawrence. Perciò voglio consigliarvi di lasciar perdere. A quei tempi indagammo. Ci fu una razzia. E vostro padre fu ucciso. Adesso che volete fare? Rodriguez è fuggito in Messico al sicuro. Lawrence, ascoltate il mio consiglio. Non riaprite il processo. Sarà meglio per tutti. Caro sceriffo, sapete... Io ho ancora una grande fiducia nella giustizia. Ed è mio dovere aiutarla. E mi batterò fino in fondo. Ma, Lawrence, vi dico un'ultima cosa. Fate attenzione. Sicuro. Farò attenzione. Addio, sceriffo.
Sceriffo, ancora una parola. Qual è la vostra opinione sulla morte di mio padre? Io non ho opinioni. Ho solo ordini da eseguire. Ora verrete a bere un bicchierino con me. Harry, non è per offendervi, ma proprio non ne ho voglia. Vi siete fatto male, signore. Oh, mi dispiace. Vi pulisco io. Il vostro capello, prego. Nessuno ha un capello nuovo per il signorino? E guarda che faccia! Perché così triste? Sorridi? Mi avete obbligato a stare con voi e volete che sia felice. Stai pagando un debito di tuo padre. Ti ho fatto scegliere. O lui in prigione, o tu con me. Ed hai scelto. Che cosa pretendi ora? Essere stato colpito a tradimento. Strano. Non era un uomo da farsi sorprendere. È inutile rompersi la testa con questa storia. Tutto sommato, una canaglia di meno. E un nuovo sceriffo. Va a chiamare il giudice Warren.
Le cose vanno fatte in regola. Non capisco. Capirai. Salve, Warren. Conoscete quest'uomo, vero? Voglio che sia il nuovo sceriffo. Accomodati, giudice. E avanti. Nel nome del Presidente degli Stati Uniti, il Robert Warren, giudice di pace di Howard Rock, nomino te Harry Boyd sceriffo di questa città. Che Dio ti assista. Sai che significa essere lo sceriffo di Howard Rock? Sì. Eseguire tutti i vostri ordini. No, un momento. Visto che sono il nuovo sceriffo, offro da bere per tutti, d'accordo? Beh, andiamo, giudice. Eddie, tu non vieni a bere con noi? No, prima il colonnello Pearson, ora lo sceriffo. Ricomincia a scorrere sangue qui in paese. Comunque dovresti essere contento. Qui si cominciava ad ammuffire. Niente. Assolutamente niente. Potete stare completamente tranquilli. E quelle fitte, allora? Vi ho detto che state benissimo. Fatevi una bella sudata. Le fitte spariranno e tornerete sano come... Uno straniero di passaggio. Che volete dire? Che chi abita troppo a lungo in questo paese deve prima o poi accusare qualche malessere. Non è così, forse, dottore? Sentite, signor White, perché non mi dite il vero scopo della vostra visita? Vi ricordate di una persona di nome Bert? Bert? Bert Johnson. Fate uno sforzo. Ve lo ricorderete. Forse era quello... No. Aspettate un momento, Johnson. Sì, mi pare. Che smemorato sono. Ma era quello... Cui avete tagliato la lingua. Non vi capisco, White. E sappiate che questo vostro tono non mi piace affatto. Quell'uomo si mozzò la lingua cadendo da cavallo. Un caso un po' insolito, non vi pare? Insolito, forse, ma certo non impossibile. D'altro canto, cosa volete da me? Io dovetti solo pensare a medicarlo, nient'altro. Cercai di fare del mio meglio, ma la lingua era tagliata di netto, capito? E chi vi chiamò? E chi lo ricorda? È passato tanto tempo. D'altra parte è un dettaglio senza alcuna importanza, almeno per me. Quello che contava era correre immediatamente e portare soccorso a quel poveretto. Ah, certo, interveniste subito. E Bert ve ne ringrazierebbe ancora, se potesse parlare. Devo ancora aspettare molto? No, no, entrate pure. Con questo signore credo proprio di aver finito. Addio, signor White. Mi auguro che non abbiate più bisogno di me. Io credo che ci rivedremo. Buongiorno, Elizabeth. Sceriffo. Mi dispiace di non essere potuto venire ai funerali di vostro padre. Posso fare qualcosa per voi? Andarvene immediatamente, sceriffo. Non vi capisco. Cercherò di essere più chiara, allora. Avete fatto una bella carriera. Al servizio dei fratelli Lester, non è così? Se siete sceriffo, che aspettate ad arrestare gli assassini di mio padre? O forse la cosa non vi interessa? Per arrestare gli assassini di vostro padre... Dovrei sapere chi sono.
Voi siete l'unico a non saperlo. È possibile anche che voi conosciate i loro nomi, ma a me servono fatti. Sappiate che sono uno sceriffo. E mi sembra chiaro che non posso arrestare qualcuno solamente perché voi avete dei sospetti. Specialmente se i sospettati sono i vostri padroni. Signorina Elizabeth, ho già controllato i loro alibi e vi assicuro che non sono stati Lester ad uccidere vostro padre. Sappiate che ho sempre cercato di nascondere il disgusto che mi procura la vostra presenza. E mi sembra che ci siate riuscita molto bene. Prima non volevo credere che eravate passato dalla parte dei fratelli Lester. Che stupida sono stata. Ma ora so che quanto si diceva su voi era di gran lunga inferiore alla realtà. Siete un farabutto, Boyd, e sono felice di dirvelo in faccia. Elizabeth. Che sia l'ultima volta che mi toccate, chiaro. E un ultimo consiglio. Arrestate gli assassini di mio padre, oppure mi rivolgerò al governo federale. E cercherò di incriminare anche voi, signor Boyd. Andiamo. Pete. Dove è andato il signor Lawrence? È salito in camera sua. Bene, grazie, va pure. Con la presente dichiaro che fui costretto, sotto minaccia dei fratelli Lester, a mutilare Bert Jones e di aver dichiarato il falso al processo per l'uccisione del maggiore White. Firmato. Ecco fatto. Ma ricordate bene i patti. Mi date 24 ore di tempo per fuggire. Buongiorno. Buongiorno, signor White. In che cosa posso esservi utile? Vorrei vendere le proprietà che ho in questo paese e comprare altre terre a Houston. Purtroppo, data la mia lunga assenza, non so bene quello che realmente ho. Ho capito. Voi volete controllare il registro fondiario dei vostri terreni. White. White. Ecco. Vorrei aiutarvi, ma ho una vera montagna di cose da sbrigare. Il mio predecessore, un certo signor Gilbert, era un brav'uomo ma confusionario. Sono 3 anni che mi dibatto fra queste carte. Lascia il posto al signor White. Grazie. A voi, signor White.
Avete trovato quello che cercavate? Può darsi. Grazie. Ho visto quello che mi interessava. Arrivederci. Arrivederci, signor White. Ah, scusate, come avete detto che si chiamava il vostro predecessore, Gilbert, vero? Sì, signore. Sceriffo. La signora Gilbert? Sì, sono io. Dove posso trovare vostro marito? Potete trovarlo là, dove c'è quella croce. Me lo hanno ucciso, mio marito. Quando è successo? 3 mesi fa. Un colpo di fucile. Gli spararono da quella roccia. Immaginavo che sareste venuto, signor White. Se volete seguirmi. Resta dove sei, Lawrence, e alza le braccia. Ora cammina. Mi dispiace, tenente White, ma vi consiglio di non muovervi. Signor White, perdonatemi, ma non potevo rifiutarmi. Io non potevo... Prima lo sceriffo, poi il dottore. Dovevo aspettare che ci sgozzasse tutti? Non abbiamo prove che sia stato lui. Vuoi fare concorrenza a quell'ubriacone del giudice Warren? Prove, prove. Chi altro credi abbia avuto interesse a sopprimere quei due? Tu che ne pensi? Una cosa è certa. Tutto è cominciato dall'arrivo di Lawrence White. Ora è in nostre mani e lo faremo confessare. E se poi non fosse lui? Non abbiamo che da chiederlo a lui stesso. E io sarò pronto a credergli. Sempre naturalmente che sia io a interrogarlo. O qualcuno incaricato da me. Andrai tu. Voi pagate e io eseguo. Soltanto bisogna essere molto prudenti. Hai forse paura? Paura? Io non ho niente da perdere. Invece voi non potete sbagliare. Altrimenti, comunque non sta a me decidere. Bravo, sceriffo. Aveva ragione Doc. A sospettare di te. Ed ora, amico mio, ci racconterai tutto. Quando hai incontrato per la prima volta Lawrence White? Parla! Con una carezza del genere, vedrai come canterà. Ah!
Come vedi, è salvo il tuo fidanzato. Grazie, fratello. L'importante è che tu me l'abbia riportato. Beh, ora tocca a me riabbracciare la mia sorellina. È molto più bello riabbracciare la fidanzata. Ma ora dobbiamo andare, prima che Lester ci piombino addosso. Su, coraggio. Dove siete? Nolan! Nolan, amico mio! Non mi riconosci? Come stai? Lawrence, sono 3 anni che ti aspettiamo. 3 anni da quella maledetta notte. Da allora vivo tra questi monti, braccato dagli uomini dello sceriffo. Quando seppi che eri tornato, scesi giù in paese. Lì mi fu mostrato come Lawrence White, quest'uomo. Quest'uomo qui si chiama Harry Boyd, avvocato presso la Corte Federale di Washington. È lui che ci aiuterà a mandare i Lester sulla forca. E con piacere. Ma non capisco perché... Perché ha preso il mio nome? Beh, è semplice. Harry mi convinse che se io fossi tornato a Over Rock con la mia vera identità, i Lester mi avrebbero ammazzato subito. L'idea è stata sua. Lui avrebbe recitato la parte di un Lawrence White vigliacco e con nessuna intenzione di vendicarsi, dandomi così la possibilità di raccogliere tutte le prove necessarie contro i Lester. Siccome lui mancava da 15 anni, nessuno avrebbe sospettato. Ero sicuro che lo scambio avrebbe funzionato. Io gli ho fatto presente che gente erano i Lester, ma lui ha voluto rischiare lo stesso. La nostra amicizia e il mio amore per Jane valevano il rischio. Ma Jane, dov'è ora? L'abbiamo lasciata a casa degli Smith. Là è al sicuro, con le prove. Ha con sé lo sperone di Doc Lester e una dichiarazione del dottore, ma ho bisogno di tutti i documenti che sono in mano al giudice Warren. Vi è un modo per obbligare il giudice Warren a fornirti le altre prove. E questa possibilità si chiama Pablo Rodriguez, un bandito messicano che compie le sue scorrerie e poi si rifugia al di là del confine, a San Diego. Se vuoi, posso aiutarti a rintracciarlo. Ti ringrazio, Nolan. Ma da lui andrò da solo. Io non so chi siate, signor, ma non sta bene minacciare così il generale Pablo Rodriguez. Andate via. Tutti! Mi chiamo Lawrence White e sono figlio del maggiore James White. Voi scuserete se continuo il mio bagno, ma l'igiene è avanti tutto. Pensate che mi tocca occupare almeno una volta l'anno questo paese proprio per prendere un bagno. Ah, per me fa pure. Io ho molto tempo. Tu un po' meno, credo. So perché siete qui.
Ma io non ho ucciso vostro padre. Parola di Pablo Rodriguez. Fui accusato e cercai di chiarire la cosa scrivendo al giudice Warren una lettera di precisazione. Questa lettera non c'è fra gli atti del processo. Mandali via, presto. Bueno. Chi vi ha chiamato? Este hombre è un amigo, via! E chiudete la porta! Tu mi sei simpatico. Sei svelto di mano come gli uomini che piacciono a me. Prima spari e poi parli. E io ti voglio aiutare. Vedi questo fucile? Secondo il processo è l'arma che ha ucciso tuo padre. Invece uno uguale ce l'ha quel Doc Lester. Glielo vendetti io a Doc, in cambio di una donna. Chissà chi ha fatto l'affare migliore. No, certamente Doc. A lui il fucile è rimasto. Io la donna appena usata l'ho buttata via. Si chiama Helen, deve essere qui in paese. E non ha mai perdonato a Doc Lester di essere stata venduta come una bestia. E non c'è miglior stimolo per i ricordi che l'odio. Attraverso lei potresti arrivare alla verità. Hai detto Helen? Accompagnate il signor da Helen e che non gli accada niente. Adios, amigo. Ti dice niente il mio nome? Lawrence White. Ho sentito dire che un certo Rodriguez ti ha comprata in cambio di un fucile. È vero, Helen? Vattene! Su, calmati, Helen. Ma perché sei andata con lui? Questi sono affari miei. Vattene! Certo saranno motivi molto gravi quelli che ti hanno spinto a concederti a Rodriguez. Ridammela! Ridammela! Credo di aver capito tutto. Arrivederci. L'ufficio è chiuso.
Ehi, chi è là? Che volete? Sono stato a San Diego e ho parlato con Rodriguez. Fuori la verità, Warren. Voglio vedere i Lester impiccati. Io non so niente. Niente. Mi sono limitato a trasmettere gli atti alla corte di Tucson. Ecco. Guardate, questi sono i documenti. Non manca nulla. Io non c'entro in questo affare. Alla corte di Tucson dovete andare, non da me. Voglio parlarvi di altro. Sentite. Mentre stavo a San Diego, ho conosciuto una ragazza. Ancora bella. Malgrado sia costretta a guadagnarsi la vita tra le stanze degli alberghi. Si chiama Helen. Come? Helen? Non è vero. Mm-hmm. Mentite! È falso! Vostra figlia è stata venduta a Rodriguez. In cambio di un certo fucile che è servito a uccidere il maggiore White, mio padre! E sapete perché Helen accettò? Per salvare la vostra vita! Giudice, ora tocca a voi salvarla. È ancora giovane. È ancora in tempo per salvarsi. Ed io vi prometto che l'aiuterò a rifarsi un'altra vita. Ma dovete aiutarmi. Decidetevi. Ma è vostra figlia! E si è sacrificata per voi, vigliacco! Siate uomo almeno una volta nella vita! Ma cosa devo fare? Dovete riaprire il processo contro i Lester. Sì. Manterrò la mia promessa. A presto, giudice Warren. Questo è per Lawrence White. Se dovesse accadermi qualcosa o mi mancasse il coraggio, vi prego di consegnargliela personalmente. Lo farò. Che avete, giudice? Vi sentite male? No, padre, ora mi sento benissimo. Gliela consegnerete? Contateci. Grazie, padre. Questa busta ha un prezzo. Lawrence White mi ha fatto una promessa. È il giudice Warren. Sta venendo qua. Accoglieremo quel porco come merita. Certo. Lo accoglieremo come merita un giudice. Un vero giudice. E che nessuno di voi si azzardi a muoversi senza un mio cenno. Sono anni, giudice, che non metti più piede nella nostra casa. È un grande onore per noi. Vi volete prendere gioco di me come sempre, vero Lester? Ma ora basta. Porta del whisky al giudice. Deve sentirsi la gola secca. Vi ringrazio, non bevo. Ma allora questa è veramente la notte dei miracoli. Se non era per il nostro whisky, qual è il motivo della tua visita, giudice? Ho deciso di riaprire il processo. Di quale processo stai parlando, giudice Warren? Quello per l'uccisione del maggiore James White, contro te e i tuoi figli. Fermo tu! Sarete chiamati in giudizio. Finalmente ti sei deciso, Warren. Non avrei mai sperato che saresti arrivato a una decisione come questa.
Io non posso più vivere sotto l'incubo di un'accusa così ingiusta e infondata. Riapri pure tranquillamente il processo. Vedo però in tutto questo una notevole difficoltà. Per fare un processo, oltre agli imputati, occorrono, se non sbaglio, dei testimoni e degli accusatori. Chi sono i testimoni, Warren? Lawrence e Jane White sono gli accusatori. Da quanto mi risulta, dopo aver recitato un'insulsa commedia di cambio di persona, i fratelli White sono scomparsi da Over Rock senza più dare notizie. Non credo che abbiano voglia di partecipare al tuo processo. Questo è affar mio e non vostro. State tranquillo, al processo ci saranno. E quando sarebbe? Per dopodomani. E questa volta il processo si farà ad Over Rock. Saremo puntuali al tuo appuntamento. E ci auguriamo vivamente che anche i White vengano ad Over Rock. Noi, Lester, credimi, vi aspetteremo a braccia aperte. Voi tutti sapete cosa dovete fare. E tu? Non ti seguirò, padre. E ritornerò, se Dio vorrà, solo quando questa sporca faccenda sarà finita. E non dimenticarti di staccare i cavalli all'ultimo momento. Siamo pronti, Lawrence. Adesso possiamo anche andare. Ti ringrazio. Ma ti ricordo una cosa. I Lester sono affare mio. Non lo dimenticherò, sta tranquillo. Bene.
siamo fatti giocare. Che imbecilli! Sono fantocci! Ascolta, Lawrence White! Hai ucciso due dei miei figli! Affronta me a viso aperto, se ne hai il coraggio! Fermi voi! Si muova! Io solo devo uccidere quel cane! Solito impulsivo senza cervello. Hai sparato contro Jack e contro Mac. Ma non te la prendere, erano già morti. Getta la tua pistola, Doc. È inutile. Padre Riga non ti ha insegnato a fare i conti? Hai sparato 6 colpi poco fa. 6 stupidi colpi a quelle botti. Ormai la tua pistola è scarica, Doc. E adesso cammina. Il giudice Warren ti aspetta. Non ti servirà. Anch'io ho sparato 6 colpi. Controlla. Ah!
Doc, la riconosci? È la mia. Ci sono ancora 3 colpi. Guarda. E l'ultimo colpo è per te, se vuoi. Tu. E ora abbiamo un appuntamento, amico mio. Bert. Prendi la pistola. Portalo dal giudice Warren. Se fa un solo gesto, fagli scoppiare la testa. Su, cammina. Il giudice aspetta. E così mi lasciate, eh? And such a day full of sun with a baby in my arms. Senti, qualche volta ricordati che hai un fratello. Ti sentirei solo, vero? No. Non preoccuparti. Avrò un sacco di cose da fare come sceriffo. Ma sei proprio sicuro di non volere venire con noi, Lawrence? Devo restare qui. Questa è la mia terra. Grazie, Asi. Jay. Beh, arrivederci allora. Ciao, Ellie. A presto, amico. E mi raccomando, falla felice. Non dubitare. Ciao. Arrivederci. E tornate presto. And such a day I forget all the faults that I had. I want to begin from the top. It's never late, I decide to begin from this day. Who can be happier than me? Bene, sono venuta a costituirmi. E qual è il reato? L'aver sospettato di uno sceriffo. È grave. La pena sarà molto forte. Per tutta la vita. It's never late, I decide to begin from this day. Who can be happier than me?